Ben trovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Covid, EMA nuova ondata in Europa, secondo booster per gli over 60 se i casi aumentano. Cuore Italia, al via a settembre la più grande campagna di screening per le patologie valvolari. I benefici e i danni del sole sulla pelle. Carovita, arriva la Mia Farma, la piattaforma e-commerce per salvaguardare il potere d'acquisto dei senior. Continuano a salire i contagi Covid in tutta Europa a causa dell'elevata trasmissibilità delle sottovarianti di Omicron, in particolare la 5, la prevalente nel vecchio continente. Secondo l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, è fondamentale che gli over 80 facciano il secondo booster, ma non esclude, se la curva dei contagi dovesse continuare a crescere, che la platea possa essere allargata da settembre, includendo tutti gli over 60. Prenderà il via a settembre la più grande campagna di screening per le patologie valvolari promossa da Cuore Italia con il patrocinio di Senior Italia Federanziani. Si inizierà dalla Calabria per poi passare in Puglia, Abruzzo, Molise, Lombardia e Veneto. Verranno auscultati non meno di 300.000 soggetti over 65 grazie a personale specializzato che potrà rilevare eventuali patologie cardiache. La prevenzione in campo cardiaco è fondamentale, infatti in Italia le malattie valvolari cardiache sono tra le patologie più diffuse nella popolazione anziana, colpendo ogni anno il 12,5% degli over 65, pari a 1 su 10, ovvero oltre 1 milione di persone. Un numero destinato a salire a 2,5 milioni entro il 2040, considerando l'attuale tendenza demografica legata all'invecchiamento della popolazione. Quando arriva la bella stagione si rinnovano gli interrogativi di sempre, quelli che riguardano il modo di gestire l'esposizione della nostra pelle ai raggi solari. Sentiamo. Non esiste il sole tutto cattivo o il sole tutto buono. Il sole ha sicuramente delle proprietà fondamentali. D'altra parte, se non ci fosse il sole sulla Terra non avremmo vita, quindi insomma sicuramente è molto importante per la nostra vita, ma sappiamo che il sole crea dei danni sulla nostra pelle e soprattutto i danni vengono creati dalle esposizioni esagerate proprio al sole. Una crema a protezione 50 è una crema che va bene perché effettivamente fa una buona protezione. La protezione solare va fatta sempre, sia nel piccolo, nel bambino piccolo, sia nel bambino più grande, nell'adolescente, nell'adulto e anche ovviamente in vecchiaia. Gli aumenti delle bollette, della benzina e dei prezzi dei beni al consumo pesano sempre di più sulle pensioni degli anziani. Per salvaguardare il potere d'acquisto dei senior e allo stesso tempo coniugare uno stile di vita sano con la comodità dell'acquisto online e la consegna a domicilio, nasce la miafarma.it, la prima piattaforma e-commerce a misura di senior. Sentiamo. La piattaforma è online, all'interno della quale noi troviamo un numero di referenze di prodotti sì legati a quella che è la salute degli over 65, ma a 360 gradi tutto quello che anche non prettamente per l'over 65, per il senior, ma per tutto quello che in qualche modo il soggetto, la persona che entra nella piattaforma ha bisogno. Parliamo dei nipotini, parliamo degli animali domestici, è un po' la salute mentale da una parte, la salute fisica, psicofisica, quindi per utilizzare un termine comune, più idonea per i nostri anziani. I dati sono molto importanti perché nel tempo noi cercheremo di capire quali sono le esigenze. Noi abbiamo bisogno di creare un prodotto che sia un prodotto tailor made per le persone che vogliamo salvaguardare. La parola chiave è salute, la parola chiave è consegna a domicilio, la parola chiave è potere d'acquisto. Queste sono tre parole che molto spesso noi sentiamo e vengono utilizzate probabilmente non con la giusta importanza, però per noi sono davvero importanti, perché l'idea e la realizzazione di questa piattaforma, la miafarma.it, nasce proprio da queste esigenze, che sono esigenze di sicuro
care a tutti, ma in particolar modo agli over 65, ai senior. E per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito senioritalia.it potete rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci.